credo che servano alcune precisazioni. Non c'è un sistema Lombardia, non ci sono tangenti o mazzette in Lombardia. La regione Lombardia è e rimane una delle regioni dove i servizi, in modo particolare sulla sanità, sono migliori, più efficienti. La regione Lombardia ha i costi assolutamente a posto sul sistema sanitario. Nell'ultimo anno circa 2 milioni di cittadini, non solo lombardi, sono andati in Lombardia a curarsi. Tanti cittadini provenienti da altre regioni vanno in Lombardia a richiedere e ad accogliere prestazioni sanitarie. Circa 1 miliardo è il costo delle prestazioni sanitarie per chi non è lombardo. Quindi quello è un sistema di qualità, un sistema che funziona. Formiconi oggi dice: per molto meno il carroccio mi fece dimettere. Lì c'era la vicenda di un assessore che era indagato per un reato legato alla criminalità organizzata. Io non conosco le vicende su Mantovani. Conosco molto bene, e sono amico, e sono orgogliosamente amico di Massimo Garavaglia, che anche voi conoscete perché è uno degli esponenti politici leghisti più stimati. Settimana scorsa c'era, io ero qua in collegamento con Emiliano, citava tre persone, Maroni, Zaia e Garavaglia, come persone di specchiabile onestà e trasparenza. Massimo Garavaglia viene indagato. E io credo che non ci saranno i presupposti e verrà chiarito. Viene indagato per aver ricevuto una sollecitazione da parte di un'associazione di volontariato che gestiva un servizio sanitario rivolto ai dializzati. Chiedono a Massimo Garavaglia, visto che cambiano i parametri dell'appalto e queste aziende locali che hanno sempre gestito questi servizi rischiano di essere escluse, chiedono a Massimo Garavaglia un interessamento sul motivo per cui cambiano questi parametri. Massimo Garavaglia riceve una mail, gira la mail a chi di competenza, cioè all'assessorato alla sanità, chiedendo che cosa si può fare per salvare un servizio sanitario per migliaia di cittadini e per garantire ad associazioni di volontariato la possibilità di poter continuare a fare tranquillamente la propria attività benefica e di volontariato a beneficio dei cittadini. Questa è la responsabilità penale che viene attribuita a Massimo Garavaglia. È evidente che la motivazione non è di natura giuridica, è evidente che c'è e fa bene Salvini a ribadire l'attacco politico nei confronti della Lega. Sarà un caso che la Lega, tutte le volte che torna protagonista, tutte le volte che torna a centrare nel dibattito politico, viene coinvolta in vicende, come è già capitato nel 2012. Io ricordo benissimo il titolo del Corriere della Sera e di Repubblica: maxi tangente di 11 milioni di euro alla Lega sulla vicenda Finmeccanica. La Lega avrebbe preso, secondo le ricostruzioni dell'epoca, una tangente di 12 milioni di euro per aver partecipato a una sorta di mediazione sulla vendita di 12 elicotteri all'India da parte di Finmeccanica. Sai com'è andata a finire quella vicenda lì dopo 3 anni? Archiviato con un trafiletto sotto pagina. Allora, io credo che la vicenda di Roma sia completamente diversa rispetto alla vicenda di Milano. Parlare di tangenti su Milano non è accettabile, parlare di tangenti riferite a Regione Lombardia non è accettabile. È evidente però che se Massimo Garavaglia, mi scusi e concludo, viene avvisato di essere indagato attraverso la lettura del sito online del Fatto Quotidiano e riceve l'avviso di garanzia esattamente 12 ore dopo, e in queste 12 ore una persona, ripeto, onesta per bene come Garavaglia, viene, scusate il termine, sputtanato mediaticamente. È evidente che c'è qualcosa che nel sistema...